Eccellenza, la vedo nervoso. Posso fare qualcosa per lei? No, è che sto aspettando una persona che mi ha mandato Papa Bergoglio. Pare abbia delle comunicazioni urgenti. Radice del gelsemium? Ma lascia perdere, non c'è un Oxanas. Temo di no, eccellenza. Per quello serve ricetta medica. Vabbè, facciamo, no? Qual è il problema? Allora, due le... ricettario, eccolo qua. Toh, tieni. Grazie, eccellenza. Ah, già che ci sei, mettimi anche dello Ziguli alla marena. Eccellenza, la persona che attendeva è arrivata. Avanti! Buongiorno, eccellenza. Sono il professor Grusovin. Piacere di conoscerla. Ma che debole onore. I temi trattati sono di estrema delicatezza e riservatezza, quindi temo di doverle chiedere di restare soli. Dai, vai a fare quello che devi fare, su. Ziguli gusto amarena, giusto? Cosa sa lei a proposito delle moderne tecniche di clonazione? Non vedo che cosa possa centrare io e il Giubileo con questa faccenda, né tantomeno Papa Francesco. Allora chiediamolo direttamente a lui. Buongiorno Walter, come sta? Bene, Santità, ma che cos'è questa storia della clonazione? Dovremmo preparare una nuova enciclica sull'eugenetica? È qualcosa di molto importante. Professor Grusovin, illustri la situazione a Camerlengo? Prima non mi sono presentato adeguatamente. Sono da 10 anni a capo del Dipartimento di Biotecnologia dell'Università Lateranense. Abbiamo avuto un'idea in grado di riunire ulteriormente il popolo cattolico su scala globale e quest'idea è piaciuta molto al nostro pontefice. Bene, allora non mi tenga sulle spine, avanti, la prego. Abbiamo intenzione di clonare Giovanni Paolo II. Wojtyla. Wojtyla. Vogliamo clonarlo e non ci fermeremo con lui. E diglielo, diglielo, professore, diglielo. Ma dirmi cosa? Stiamo recuperando materiale genetico per creare delle copie di Madre Teresa di Calcutta, Giovanni XXIII e poi stiamo anche valutando l'opzione Padre Pio. Quello è un po' più particolare, adesso ci devo pensare. Le stigmate laser. Ma come farete? Abbiamo abbastanza unghie, capelli e campioni di saliva da poter creare un esercito. Santità, ma si rende conto delle ripercussioni etiche e morali su questa faccenda? Si scatenerà un inferno! Ma che te ne frega, Walterino? Che te frega? Ma l'istruzione di Dignitas Persona emanata nel 2008 diceva chiaramente... Ma quella la cambiamo, no? Farmi rompione, proprio tu, no? Eccellenza, il Papa ha ragione. Il progetto Lazarus ormai è realtà, la macchina è partita. Non si può più fermare. Il giorno di Natale... renderemo pubblica la notizia. Walterino, ti gusta l'idea? Mi è venuta in mente vedendo l'altra sera lo Svengandores. Come li chiamate voi in Italia? Gli Avengers? La Messia Squad sarà il primo supergruppo spirituale della storia. Un gruppo di individui straordinari riportati in vita nel momento di massimo bisogno da parte dei loro fedeli. E questa è solo la fase 1. Digli la fase 2. L'ultimo giorno del Giubileo, ovvero il 20 novembre 2016, annunceremo ufficialmente il ritorno di nostro Signore Gesù Cristo sulla Terra. La sindone esposta a Torino è falsa. Quella originale è custodita nei nostri laboratori sotterranei. Ci è servita per dare un'accelerata al progetto. Walterino, ma ti rendi conto? L'innovazione è il futuro, no? Non stai parlando nada, Walterino, no? Parla, no? Abbia qualcosa, Walterino, no? Ma veramente, Santità, io sono spiazzato. Non mi aspettavo una Messia Squad. Abbiamo solo un dubbio al riguardo. Spero che lei possa aiutarci a risolverlo. Nome in codice sì o nome in codice no? Ma in che senso? Secondo lei, che nome dovremmo dare a Giovanni Paolo II? Wojtyla. Sì. Walterino, dacci una mano, no? Vamos, eccellenza, vamos! Ma sì, una cosa tipo... Iron Man, Lanterna Verde, Capitan America. Capitan... Polonia? No? Capitan Polonia, oddio che loco mi fai morire, Walterino! Giorgio, diglielo dove che... Dirmi cosa? Ma non l'hai riconosciuto? È Kevin Combo, no? Ma chi l'è sto Kevin Combo? Ma sono io, dai, ma non l'hai mai visto i miei video su YouTube, quelli dove faccio mascarpone, mascarpone.
Mascarpone, mascarpone! Calterino, gli è piaciuto lo scherzo? Perché Kevin presenterà con me la serata d'apertura del giubileo. È un onore. Kevin, ti facciamo sentire lo sketch? Certo, Jorge. Allora noi saremo saliti sul palco, no? Poi a un certo punto io gli faccio: Kevin, questa è una serata molto importante. Ti sei lavato le mani? Ovvio. Ho fatto come Ponzio. Pelato! Ponzio pelato, ma è bravissimo, vero? I ragazzi vanno pazzi per lui. Ponzio pelato, che mi... Vabbè, Valterino, era giusto per presentartelo. È forte, te gusta? Hasta luego, ragazzacci. Ciao, Jorg. Ciccio, io ti saluto. Oh, a proposito, se ti viene in mente qualche sketch dove mi fai da spalla, tu scrivi e poi ci divertiamo, poi ci ammazziamo dalle risate. Aggiungimi su Facebook. Ciaone! Eccellenza, sfortunatamente Ziguli gusto amarena terminate. Io ho preso gusto fragola. Mi sono permesso. Ma va a cagare te lo Ziguli! Dammi dello Xanax che mi sta venendo un infarto!